il racconto e adesso la ciccia che comunque colpirà moltissimo. Io comunque ti bene. consegno il libro, questo è il momento in cui tu leggi. Voglio sapere che racconto hai scelto. Sì, ho scelto buio. Hai scelto buio, ne leggerai 10-15 righe. Va bene. Possiamo lasciare la luce accesa o vuoi che la spegniamo per farti sentire più a tuo agio? Lo reciterò a memoria. Allora, buio, prima spiega perché hai scelto questo racconto e di che cosa parla sostanzialmente. Allora, anche qua c'è una coppia che sempre rappresenta questo lei e questo lui sicuramente. E questa coppia fa un percorso molto particolare, che è quello di dialogo nel buio, che non so se conosci, lo fanno qua a Milano, all'Istituto dei Ciechi. Sì. Vengono organizzati questi percorsi dove si può provare Io ho un l'esperienza amico della che si chiama, cecità. questo è serio, si chiama Henry Zaffa e lui ha fatto uno spettacolo proprio, lo spettacolo che lui fa in cabaret l'ha fatto adattandolo per la situazione del buio. Ah, ho E capito. quindi, no, questo ti dico, conoscevo questa realtà per questa cosa, adesso ha delle ferite per spigoli, però sono cose... No, scusami comunque, tentano questa esperienza di dialogo al buio. Sì, quindi si vedono per la prima volta all'inizio di questo percorso, non si conoscono e dopodiché iniziano questa esperienza molto particolare e senza conoscersi provano questa attrazione fortissima l'uno verso l'altro. E quindi io volevo evidenziare proprio questo aspetto, in pratica evitare il senso della vista che è quello più invadente per enfatizzare gli altri sensi. Infatti, come avrai notato, nel libro vengono proprio enfatizzati i vari sensi uno alla volta, generalmente. Quindi adesso parlo per il regista Davide, siccome lei leggerà un pezzettino di questo racconto, tu mi dovresti mettere un sottofondo amoroso, erotico, non invasivo, sensoriale, molto scuro. Ok, ce l'hai? Infatti, tu basta che vai sul file sensoriale, molto scuro, eccetera, eccetera, dovresti trovarlo al volo. Ok, adesso partirà un favoloso sottofondo e tu comincerai a leggere. Lui irruppe nella storia. Lei si accorse di aver vissuto in un'attesa che ignorava. In lui dimoravano echi di desideri passati mai esauditi. In lei esisteva la capacità di realizzarli. Seduto nell'atrio, le rivolgeva le spalle. Dapprima vide la nuca, il collo sfiorato dalla camicia nera. Ne percorse il corpo seguendo la linea dei deltoidi. Proseguì lungo le braccia, soffermandosi sui polsi adornati dai gemelli a stiletto. Si scostò leggermente in diagonale dietro di lui per osservare la mano abbronzata che reggeva il romanzo. Era a metà del libro. L'anello a fascia d'oro bianco risplendeva nel sole primaverile. Lui avvertì la sua presenza dal primo istante, ma si lasciò guardare. Le diede il tempo di imprimere nella memoria dettagli. Appoggiò il danno al tavolino e si girò a scrutarla con una sfrontatezza ostentata. Si voltò completamente sulla sedia nella sua direzione, ma lei resse il suo sguardo indagatore senza imbarazzo. Un applauso, di solito quando faccio queste cose c'è l'applauso. Volevo spiegare per i nostri registi che frequentano Quarto Giaro che i gemelli a stiletto non sono due ragazzini uguali di una baby gang che girano col coltello, sono un'altra cosa. Perché hai scelto proprio questo su tutti? Ma perché io avevo provato questa esperienza di dialogo nel buio e mi era piaciuta moltissimo, l'avevo trovata molto intensa. Molto...